Buongiorno e bentrovati con questa nostra nuova edizione del telegiornale. Vediamo le principali notizie del giorno. Melito di Porto Salvo, resta ancora in bilico il sindaco di Melito di Porto Salvo fino almeno al 30 di ottobre. La causa di ieri sulla sua incandidabilità è stata infatti rinviata al 30 ottobre 2015. Il giudice Campagna infatti ha disposto il rinvio del procedimento promosso dall'ingegnere Giovanni Marino, uscito sconfitto dalla consultazione elettorale che ha portato poi, dopo il terzo scioglimento per mafia del Comune di Melito, l'aveva portato alla democrazia con il voto del 31 di maggio, con l'elezione appunto a sindaco di Giuseppe Meduri con la sua lista Melito nel cuore. A questo punto il rivale però di Meduri, Giovanni Marino, come tutti oramai sanno, ha proposto poi un ricorso perché sia dichiarata l'incandidabilità di Meduri in quanto gravato da una condanna definitiva nel caso Cofor, un ricorso con cui Marino, nel frattempo dichiarato comunque ineleggibile dal Consiglio Comunale, chiede appunto al Tribunale di Reggio di Calabria di dichiarare la incandidabilità di Meduri e quindi la decadenza del Consiglio Comunale. Un'ipotesi questa che ovviamente porterebbe, farebbe ripiombare nuovamente il comune in un commissariamento in attesa poi della gestione del nuovo voto. L'udienza quindi è stata rinviata nell'interesse di Marino poiché l'avvocato Puntorieri ha sollevato una questione relativa alla nullità della procura conferita da Meduri agli avvocati Giovanna Cusumano e Carlo Morace. Gli stessi hanno chiesto poi un termine per controdedurre sulle argomentazioni e da qui dunque il rinvio disposto dal giudice Campagna al 30 di ottobre 2015. Passiamo a un'altra notizia, il sindaco di Roccaforte, Domenico Penna, si congratula pubblicamente con il nuovo comandante della compagnia di Melito di Porto Salvo, il capitano Piccione, sindaco Penna, a nome quindi dell'amministrazione comunale di Roccaforte del Greco. Si congratula pubblicamente con il nuovo comandante della compagnia carabinieri di Melito di Porto Salvo, capitano Piccione, e con il comandante anche della stazione dei carabinieri di Roccaforte del Greco, maresciallo Murrieri, nonché con gli uomini, i carabinieri, per il brillante risultato ottenuto nell'operazione dei giorni scorsi che ha portato alla individuazione e alla successiva estirpazione di una piantagione di canapa realizzata in una località ricadente proprio nel territorio del comune di Roccaforte del Greco. Il sindaco rivolge inoltre un riconoscente ringraziamento all'impegno delle forze dell'ordine ed in particolare dell'arma dei carabinieri che con la loro azione appunto permettono ai cittadini che vivono o risiedono in zona maggiore sicurezza e vivibilità. Andiamo ancora a Melito di Porto Salvo, un'altra notizia, il 5 e 6 di ottobre entrano in sciopero i lavoratori della ASED, azienda di servizi ambientali nel comune di Melito di Porto Salvo. La motivazione è in considerazione che la società in indirizzo non ha adempiuto appunto al pagamento di diversi stipendi per i suoi dipendenti e dopo lo sciopero dell'ultimo 21 settembre, nonostante questo sciopero, non sono arrivati le retribuzioni spettanti al personale adibito allo svolgimento dei servizi appunto di smaltimento e raccolta dei rifiuti.
considerato che ad oggi si riporta un comunicato dell'organizzazione sindacale, la società continua a rappresentare l'impossibilità di erogare gli stipendi maturati, addebitando tale situazione ad una mancata corresponsione dei crediti vantati dal Comune di Melito di Porto Salvo, e allora a norma della legge in materia di sciopero dei servizi pubblici essenziali proclama per il giorno 5-6 ottobre prossimo 21 uno sciopero di 48 ore di tutti i lavoratori di servizi di igiene ambientale, impegnandoci comunque a garantire i servizi essenziali. Ancora avanti, andiamo a Reggio Calabria. Questa mattina una manifestazione contro lo smantellamento della ferrovia ionica e il rilancio dei servizi su standard europei. Continua quindi la mobilitazione, questa volta a Reggio Calabria, nella stazione centrale, una manifestazione, dicevamo, contro lo smantellamento della ferrovia ionica, per il richiedere anche il rilancio dei servizi che devono essere, secondo il comitato organizzatore, basati su standard europei. Organizziamoci, scrivono in un comunicato, per rivendicare il diritto al trasporto ferroviario sulla costa ionica e per richiamare i politici alle loro responsabilità. Manifestanti chiedono un tavolo tecnico, poi c'è una petizione online cartacea, già hanno raccolto 4.000 firme ma vogliono arrivare a 100.000, e poi una mozione popolare da portare in consiglio regionale. Sono coinvolte anche le associazioni, al momento hanno aderito 34 associazioni e movimenti, comitati di cittadini e sindaci, quindi l'appello è: uniamo le forze e mobilitiamoci difendendo appunto la ferrovia ionica in provincia di Reggio Calabria e comunque in tutta la regione Calabria. Andiamo a una notizia nazionale, uno scandalo che travolge il PM milanesi, i quali baravano per fregare il cavaliere Berlusconi, la Boccassini che spiava Silvio. Un trucchetto, un raggiro della legge e delle garanzie costituzionali che tutelavano e che tutelano i parlamentari della Repubblica. Così l'avvocato Cecconi, legale di fiducia di Silvio Berlusconi nel processo Rubitir, che vede il cavaliere indagato per corruzione in atti giudiziari, definisce le attività di intercettazione attuata dalla Procura di Milano nei confronti del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. I fatti riportati dal quotidiano Il Giornale dicono che la Procura ha chiesto al GIP di approvare la richiesta di utilizzare 11 telefonate in cui si ascolta Berlusconi parlare con due oggettine. Sostiene l'accusa il carattere occasionale casuale di quelle intercettazioni e dunque la loro acquisibilità ai fini del processo, ma di parere opposto invece alla difesa di Berlusconi, che sottolinea due aspetti di quella attività di indagine. Per prima cosa, i contatti tra le due ragazze e Berlusconi erano tutt'altro che occasionali, e che dunque mettere sotto controllo i loro telefoni era un evidente stratagemma per ascoltare Silvio Berlusconi, all'epoca dei fatti ancora senatore, dunque tutelato dalla immunità parlamentare. I tentativi di accertare le due oggettine, di parlare con il cavaliere, sono infatti ben 400, di cui 361 riferibili a Barbara Guerra e 39 all'utenza in uso alla Berardi. In più, secondo la difesa, la Procura di Milano avrebbe indagato di fatto su Berlusconi nascondendolo nelle registrazioni delle intercettazioni sotto il pseudonimo di Andrea Nascente, con le due oggettine celate a loro volta sotto gli alias di Battaglia e La Presti. Entro 10 giorni è attesa ora la decisione del giudice Stefania Donadeo. Andiamo ancora un'altra notizia di cronaca, andiamo a Roma, bloccati a Fiumicino 50 kg di eroina.
11 arresti. La Guardia di Finanza ha intercettato e sequestrato all'aeroporto di Fiumicino 50 kg di eroina, quindi c'è un allarme sul ritorno all'uso dell'eroina. Arrestati 11 narcotrafficanti, i finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno inferto un duro colpo quindi al traffico internazionale di sostanze di stupefacenti. Negli ultimi 30 giorni hanno sequestrato, solo nello scalo internazionale Leonardo da Vinci, quasi 50 kg di eroina destinati tutti al mercato italiano, arrestando 11 persone tra corrieri e destinatari finali della droga, diversi gli espedienti usati dai trafficanti per tentare di superare la rete di controlli con il loro carico di droga. Oltre 10 kg di eroina erano stati trovati ad esempio in un doppio fondo ricavato nel bagaglio di un cittadino afghano proveniente dal Pakistan, mentre un passeggero nigeriano in arrivo da Lagos aveva ingerito 60 ovuli di eroina, oltre un chilo scoperti grazie al controllo della GICS. Le partite di droga sequestrate sono risultate poi dalle analisi di elevata purezza, oltre 2 milioni di dosi con potenziali guadagni stimati per circa 6 milioni di euro. Andiamo avanti, veniamo in Calabria, rilancio degli aeroporti di Crotone, Reggio di Calabria. Il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno che impegna la Giunta regionale ad attivare urgentemente ogni azione utile e necessaria a scongiurare lo smantellamento dei due scali calabresi. La prima firmataria di questa mozione è la Presidente di Calabria in Rete, Flora Sculco. Poi questo ordine del giorno è stato condiviso da tutti i capigruppo consiliari. Nel documento il Consiglio regionale, a questo punto all'unanimità, ribadisce il proprio deciso e forte convincimento sull'importanza delle due infrastrutture aeroportuali fondamentali per perseguire e realizzare qualunque ipotesi di crescita e di sviluppo, e quindi l'irrinunciabilità non solo del mantenimento ma anche e soprattutto del potenziamento e del rilancio dei due aeroporti, cioè quello di Crotone e quello di Reggio di Calabria. L'ordine del giorno impegna la Giunta regionale ad attivare urgentemente ogni azione utile e necessaria a scongiurare lo smantellamento dei due scali calabresi ed a respingere in ogni sede istituzionale ogni intenzione che, remando contro la stessa volontà del governo Renzi, mira a realizzare la definitiva spoliazione e desertificazione economica e sociale di quest'area del paese, piuttosto che dare alla Calabria, come invece necessario, l'opportunità di inserirsi dignitosamente nei processi di sviluppo in corso. Ancora passiamo a un'altra notizia. Il gruppo Igreco si sente diffamato e chiede 20 milioni di euro di risarcimento. Quindi due articoli valgono ben 20 milioni di euro. Il gruppo infatti Greco, della persona di Filomena Greco, amministratore della clinica Madonna della Catena di Pignano, provincia di Cosenza, ha avanzato richiesta di risarcimento danni al giornalista Adriano Mollo, caporedattore del Quotidiano del Sud, per due articoli, uno del 26 e l'altro del 21 settembre, il primo era del 26 di luglio, in cui è la tesi del gruppo Igreco, il giornalista avrebbe diffamato e leso l'immagine dell'azienda. Il gruppo Igreco, che fra l'altro ha il quotidiano La Provincia di Cosenza, è editore, quello della redazione sparita e riapparsa poi il giorno dopo senza i quattro giornalisti, ha chiesto la stessa cifra anche al governatore della regione Calabria, Mario Oliverio, ed alle società editrici del Quotidiano del Sud e del Quotidiano della Calabria, insomma un totale di 20 milioni di euro. Il giornalista Mollo è colpevole, secondo appunto la tesi dei Greco, di avere descritto le tensioni che ci sono all'interno del PD regionale dopo le polemiche seguite alla ripartizione del Fondo Sanitario Regionale, che si aggira a circa 189 milioni di euro,
per le cliniche private accreditate, ripartizione avvenuta con decreto del commissario alla sanità inviato in Calabria dal governo Renzi. In questo articolo del 21 settembre si fa anche riferimento alla cena che i renziani calabresi hanno tenuto nell'albergo di proprietà della famiglia Greco, cena pagata dal deputato Ernesto Magorno, come riporta appunto lo stesso quotidiano del Sud. Insomma, sono queste citazioni, queste minacce, poi purtroppo queste azioni, richieste di risarcimento danni milionari, è una prassi intimidatoria purtroppo sempre più in voga contro i giornalisti. A fare questa dichiarazione è Carlo Parisi, segretario del sindacato giornalisti Calabria e componente anche della giunta esecutiva FNSI, che aggiunge: l'unico obiettivo di richieste spropositate non è che quello di scoraggiare l'attività dei cronisti impauriti, o meglio intimiditi, da una mostruosa ipotesi che farebbe rizzare i capelli persino a Paperon dei Paperoni. I giornalisti faranno un passo indietro e la smetteranno di scrivere cose scomode. Questa è la speranza, o meglio la chiara volontà, di chi utilizza con troppa spregiudicatezza lo strumento della minaccia di citazione o querela con risarcimento danni a 6 zeri. Ancora avanti, andiamo avanti con un'altra notizia. Nesci, la deputata del Movimento 5 Stelle, interroga il governo su pressioni di Scura nei confronti delle aziende sanitarie. Dice la Nesci: il commissario Scura e il subcommissario Urbani attendano, i contratti non si firmano prima della pronuncia del TAR della Calabria. E quanto dichiarano appunto Dario Lanesci, che ha presentato un'interrogazione parlamentare affinché il governo intervenga sulle pressioni del commissario Scura nei confronti dei commissari delle aziende sanitarie per la firma dei contratti di accreditamento. Il TAR, continua la deputata, ha bloccato altri due decreti di Scura Urbani perché illegittimi, come noi avevamo denunciato con due specifiche interrogazioni nel silenzio generale. Il governo nazionale dunque sa, per cui non può continuare a fingere. Fermi il commissario quindi il suo delirio di onnipotenza, anche al fine di evitare, dice la Nesci, la possibilità di una valanga di contenziosi contro la regione Calabria. Nesci conclude: il commissario Scura e il suo subcommissario Urbani abusano ogni giorno, ma noi li mandiamo a casa adesso. E andiamo a Taurianova, passiamo a una notizia di cronaca: rapina ai tabacchi di Viale San Martino. Quindi torna l'incubo della microcriminalità anche a Taurianova. Ieri, intorno appunto alle ore 13, due uomini col volto coperto e con una pistola alla mano hanno fatto irruzione all'interno dei tabacchi di Viale San Martino, a poche centinaia di metri dalla sede del commissariato di polizia, e dopo aver malmenato il proprietario hanno portato via l'incasso della mattinata, circa 17.000 euro. I due malviventi, probabilmente italiani, si sono poi allontanati a bordo di uno scooter. Sul posto è giunta la polizia, che sta ora seguendo le indagini per cercare di dare un nome ai ladri. Passiamo a Crotone: spara colpi di fucile, ancora cronaca, contro un'auto e viene però arrestato. È un ragazzo di 26 anni, arrestato dai carabinieri a Crotone perché ha sparato un colpo di fucile contro un'automobile. Il proprietario del mezzo, dopo aver sentito gli spari, è uscito dall'abitazione di casa e il 26enne lo ha minacciato con il fucile. Dopo una serie di perquisizioni, i carabinieri hanno rintracciato il 26enne e lo hanno però arrestato. All'origine del gesto ci sarebbero dissidi familiari. Si indaga ora per recuperare l'arma usata per il danneggiamento. Andiamo a Sant'Ilario: è in corso un blitz al canile di Sant'Ilario. Il blitz
La protesta era stata promossa dall'onorevole Paolo Bernini del Movimento 5 Stelle e anche da Antonio Colonna dell'EITAL, quindi ha visto anche l'adesione di una delegazione di animalisti italiani, Onlus della provincia di Reggio, di volontari e associazioni locali. E questa mattina appunto il Blitz. Ancora un'altra notizia, uno scontro tra un tirrenauto sulla 106 e un morto. Una persona quindi ancora morta in un incidente stradale al chilometro 279 della strada statale 106 Ionica, questa volta in provincia di Crotone. In seguito al sinistro che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante e un'auto, ANAS comunica appunto il traffico appunto è stato bloccato in direzione nord tra Strongoli e Cirò Marina, ma sulle cause di quell'ennesimo incidente ora sono in corso gli accertamenti. Sul posto sono intervenuti, oltre ai mezzi del pronto soccorso del 118, anche le squadre di pronto intervento dell'ANAS, i carabinieri, per garantire appunto anche la viabilità, segnalare per tempo deviazioni obbligatorie presenti in loco. L'ultima notizia, passiamo a un avviso della protezione civile, previste per domani forti raffiche di vento e grandinate, quindi il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse a causa di una nuova perturbazione che porterà piogge temporali sulle regioni meridionali a partire da sabato. L'avviso prevede dalle prime ore di oggi precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporale. Su Sicilia, Sardegna e Calabria i fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e locali grandinate. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per tutta la giornata di oggi la criticità gialla per rischio idrogeologico localizzato per la Calabria, Marche e gran parte della Sicilia e Sardegna. Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.